E ciao amici, e parla parla si giunge ad una soluzione. Abbiamo detto prima che in Da Vinci la cosa che mi dispiace di più è sulla titolatrice, quando inserisco un titolo, non avere l'anteprima dei font, e può essere molto comodo. In più anche non posso avere nemmeno un preview, perché se io vado a trascinare un titolo e vado a scrivere qualcosa qua, vado a decidere la dimensione del font, ma adesso quando vado ad aprire, come vedete, se io ruoto la rotellina vado su e giù qua, e se io sono dentro e premo qui up and down, in realtà salto attraverso le clip e quindi mi è impossibile vedere l'anteprima dei font. Ma una soluzione semplicissima, come si suol dire l'uovo di Colombo, è quella di andare nelle impostazioni di tastiera, quindi keyboard customization, e andare in cerca di application, poi troviamo playback e andiamo a cercare il comando next. Sul comando next vediamo che lo shortcut clip end corrisponde proprio alla freccetta verso l'alto, l'app, e tutti gli altri shortcut con shift control e alt sono già presi. Quindi come fare? Vi consiglio di cancellare questo comando e al posto inserire page up, che non è assegnato in questa parte a niente, c'è solo con il control. Poi andate sulla parte preview, quindi scendete giù, cercate preview, e anche qua come vedete clip edit down. Praticamente questi tasti della freccia su e freccia giù servono per spostarsi in testa o in fine alla clip. Anche questo lo togliamo e ci inseriamo un bel page down. Adesso salviamo e chiudiamo. Guardiamo cosa succede. Se vogliamo spostarci tra le clip usiamo page up, vedete che si muove, e page down, mi sposto giù attraverso le clip. Ma quando ora sono nel testo, ovviamente come ho fatto, trascino il testo, attenzione, il testo più, trasciniamo un testo più, ora vado a fare la mia scritta come prima, title, prova, eccetera. Quando sono qua scelgo un carattere, e ora usando le freccette su e giù, come vedete, ho l'anteprima dei miei font, quindi posso scorrerli velocemente. Ovviamente non è la stessa cosa che cliccare qui e avere direttamente qua a fianco l'anteprima del font, come in molti programmi grafici, che sarebbe l'ideale. Proveremo a segnalarlo più volte a Blackmagic, ma come vedete potete scorrere molto velocemente senza ogni volta riaprire il pannello, cliccare font, riaprire il pannello, cliccare font. Quindi se dovete scegliere magari tra una famiglia di font vicini, è un'operazione comodissima. Clicco e poi con la freccetta scorro sul font che mi interessa di più. È un metodo molto più rapido. E poi ricordarsi che invece qui utilizzerò page up e down per scorrere tra le clip. Come avete visto, un video cortissimo, ma spero utile per tutti. Ciao e alla prossima!